Scegliere tra tanti sapori e colori, gustare le prelibatezze impiattate e così, oltre a premiare il palato, imparare a conoscere i piaceri della tavola cremonese. Giovedì 23 luglio, la città del Torrazzo ospiterà la prima edizione dell'evento Ristoranti in Piazza, un itinerario del gusto che porta 10 ristoranti di Cremona e provincia a cucinare direttamente nelle piazze della città per tutti coloro che decideranno di concedersi qualche peccato di gola. Cuore della rassegna, Piazza Stradivari, che si trasformerà in un elegante salotto con diversi percorsi enogastronomici, pronti a proporre il meglio della ristorazione cremonese con piatti a base di carne, pesce e specialità vegetariane. Per poter accedere al percorso di degustazione sarà necessario acquistare in prevendita uno dei due menù proposti, menù grigio o rosso, ognuno composto da 6 portate e, secondo l'antico principio del mangia e bevi, ognuna abbinata ad un diverso calice di vino. I menù si potranno acquistare fino al 19 luglio online nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa presso il bookshop del Museo del Violino e presso l'InfoPoint di Via Gramsci. Come detto, sono 10 ristoranti che scenderanno in piazza. Un piccolo assaggio: chi sceglierà il colore della passione potrà gustare gnocchi viola di patata con cipolla rossa e cacio piccante, o ancora un terrino di anatra con uvetta, pistacchi e mostarda. Gli amanti del grigio potranno invece deliziarsi con tortelli di amaretti e carne e, grazie ad una virata etnica, chilli con carne, tortillas di frumento e nachos, e naturalmente molto altro ancora. Ristoranti in Piazza, al suo debutto, non è una sagra e nemmeno un mercato alimentare, ma una serata all'insegna del buon cibo e dell'accoglienza. We'll be right back.